a un certo punto esce questo nome. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio Giorgia Meloni racconta in un'intervista a Bekis, dice, mi chiama Salvini, mi dice dove sei in ufficio? Passo da te, ti devo parlare. E dice la Meloni, io poi non l'ho più visto, non l'ho più sentito e ho appreso, diciamo così, dalle agenzie che c'era l'ennesimo nome. Voi sulla Meloni che posizione avevate? Giorgia fin dal primo istante ha raccontato di un profilo di altissimo livello in relazione al profilo della Belloni, un profilo che certamente non era di centrodestra ma che quantomeno non rappresentava una resa incondizionata alla sinistra, un franamento culturale nei confronti di coloro che dicono che tutto ciò che è di destra è impresentabile. La cosa incredibile è che sul versante del centro-sinistra la Belloni immediatamente, non uscendo dal perimetro stretto, dalla pancia della sinistra, da grande dirigente di Stato è diventata immediatamente, non dico un impresentabile, ma non una super partes. Hanno evocato il fatto che dai servizi segreti si passasse alla presidenza della Repubblica facendo impropri paragoni con la Russia, con Chavez, con l'Iran, hanno scomodato veramente di tutto. Perché? Perché la logica, a partire da Renzi, la logica era non più tutto il centrodestra impresentabile, tutto ciò che non transita dal centrosinistra è impresentabile. Poi misterioso è il motivo per cui anche quel profilo, anche quella candidatura è stata abbandonata per andare. Ma quindi Nordio, voi lo incasellate nel centrodestra? Nordio, che è il vostro candidato. No, ecco, guardi. No, perché altrimenti sembra semplicemente un discorso di. E invece parliamo del capo dello Stato, no? No, guardi, il tema è che il capo dello Stato non può essere eletto sotto l'insegna di quel razzismo intellettuale per cui tutto ciò che non è di sinistra è impresentabile, perché così è stata la litania di quei giorni infausti. Nordio non annovererei come uomo nel cosiddetto centrodestra, è un magistrato di altissimo livello, un giurista di grande profilo, un magistrato garantista, un servitore dello Stato, e per noi andava benissimo. Cioè il tema era usciamo da quella logica, e sono convinto peraltro che gli italiani stessi avessero dovuto e potuto votare il Presidente della Repubblica, non solo e non tanto l'avrebbero risolta in un giorno senza scrivere né Siffredi né Alberto Angela né Amadeus, con tutto il rispetto per magari avrebbero scritto figure. Draghi, no? Ma, guardi, questa è la convinzione della grande narrazione. Io penso proprio non lo so, di no. Dei sondaggi, Io penso proprio di no. Io penso proprio di no. Certamente non credo neanche Mattarella, di nuovo con tutto il rispetto per Mattarella. Sicuramente gli italiani di centrodestra non avrebbero scritto Mattarella e né si sarebbero fatti intimorire dalla teoria dell'impresentabilità, che ha colpito indistintamente un arco, uno spettro che andava da Marcello Pera fino alla Belloni, che aveva una stigmata sociale il giorno dopo che era stata evocata e indicata da chi non era di centrosinistra. Però la Belloni è stata affermata anche da Forza Italia, no? La Belloni è stata fermata anche da Forza Italia, sì. In maniera esplicita. Ma certo, non c'è dubbio, ma difatti c'è un problema enorme all'interno del centrodestra. Se solo consideriamo che oggi ci lamentano del fatto che non avremmo appoggiato Berlusconi perché pensavamo a piani B, con un uomo che ha detto io mi candido, bene, benissimo, sciogli le riserve, ci aspettate domani, dopodomani ancora, sciogli le riserve in senso negativo e ne prendiamo atto. A un certo punto si va a fare la conta sulla Casellati, che non mi pare propriamente fuoriuscire dalla pancia né di Meloni né di Salvini. Le defezioni disarmanti, imbarazzanti, arrivano proprio dall'area di Forza Italia. C'è un problema grosso come una casa nel centrodestra, forse anche perché dietro queste imbarazzanti, incredibili defezioni si nasconde quel disegno che per me è catastrofico e apocalittico, evocato proprio prima da Mastella. Cioè il grande centro, cioè riportare le lancette dell'orologio dell'Italia indietro a 20 anni fa, e vi posso dire da generazione del 76, cioè nato nel 76, cioè a quella Italia che spendeva e spandeva creando un debito pubblico spaventoso sulla spesa sociale e scaricato sulle future generazioni. Aspetti, Del Mastro, devo sentire anche Paita, che sono già in ritardo coi tempi. A proposito di grandi amministratori. Paita.
Ma non c'è un problema grosso come una casa nel centrodestra. Il centrodestra non c'è.